un paese che si trova nella provincia di Pesaro e siccome c'è un castello che ogni volta che passiamo in autostrada lo vedo da lontano e dico no, ci voglio andare a vederlo, questa domenica era proprio ideale andare. E infatti è stato veramente una bella idea, perché alla fine abbiamo visto questo bellissimo borgo. Tra l'altro è stato citato nelle opere appunto di Dante Alighieri. E qui hanno vissuto veramente Paola e Francesca, i personaggi di Dante. Buongiorno ragazze, oggi è domenica e un vlog un po' diverso. Oggi siamo a Gradara, in un paese delle Marche, dove c'è un famoso castello. Praticamente io e Luca ogni volta che ci passiamo vicino in autostrada lo vediamo, è enorme, è bellissimo e ci siamo sempre chiesti quando andare in questo castello. Oggi è la giornata perfetta perché è una domenica d'autunno, calda e non c'è né molto caldo né molto freddo, anzi sta proprio benissimo e quindi abbiamo pensato di venire. Abbiamo lasciato la macchina qui perché è meglio, penso, perché abbiamo visto che tutti praticamente parcheggiavano qui e quindi niente. L'unica cosa è un attimo come pagare con il parcheggio. Ci sono molti turisti, infatti ci sono le corriere, lì c'è una mega mappa che andremo adesso a consultare e non vedo l'ora di entrare nel castello perché dicono sia molto molto bello. L'unica cosa, c'è la gente lì che sta tipo da mezz'ora che non funziona il coso del parcheggio, quindi adesso non sappiamo se pagare il parcheggio o meno. Anche perché è venuta tipo un secondo fa, la vigilessa ci ha visti che tipo non sapevamo come fare con questa macchinetta che non funziona, però non ha detto nulla, quindi ce l'abbiamo fatta. Yes! Dopo mezz'ora la macchinetta è tornata a funzionare. Adesso saliamo. Adesso ragazzi, non sappiamo se salire da qui o da qui, che non lo so. Cioè, adesso dobbiamo capire un attimo. Qui c'è la mappa e lì ci sono i posti dove uno fa un po' visitare, e tra l'altro questo è il paese nominato da Dante nell'Inferno, e qui sono vissuti veramente Paolo e Francesca. Piccola salita, quello è il castello, iniziamo a intravedersi. Ci siamo fermati al ristorante di Paolo e Francesca. Devo parlare piano perché siamo tutti vicini tra di noi. E abbiamo ordinato due menù. Io ho ordinato il menù Paolo e Francesca e Luca il menù romagnolo. Vediamo. Secondo me promette. Paccheri per me e strozzapreti per Luca. Comunque dalla vista sembra buono. Secondo me. Grigliata di carne, buono. Allora ragazzi, a Gradara si può fare il giro di tutto, diciamo, il borgo pagando il biglietto per la camminata, che è questa qui. Questa era una camminata che utilizzavano i soldati per controllare se il nemico arrivasse appunto al borgo. E quello che vedete lì sopra, proprio sopra il castello, infatti si vede, quelle sono le torri del castello. E potete pagare il biglietto di 3 euro l'uno e fare, diciamo, tutto il giro della camminata. Sotto stavano facendo
mostrando alle persone i balli medievali e quella che vedete mi sembra sia Gabbice Mare e vicino poi c'è Cattolica e si vede Rimini, poi insomma c'è tutta la riviera perché questo Gradara è un posto che sta sì nelle Marche però a confine con la Romagna. Poi alla fine vedete siamo entrati nel castello e vi giuro siamo rimasti veramente estasiati perché la bellezza, ci sono ancora tanti pezzi, mi sembra dei Malatesta, e, ancora intatti, e sembra di rivivere quasi quell'epoca storica medievale. E, molto bello suggestivo e vi consiglio di andarci perché, non lo so, in Italia abbiamo tante di quelle opere, tante di quei castelli, tanti di quei palazzi storici, tanti di quei musei che veramente sarebbe un peccato non andare. Tra l'altro, maledictus homo, non vorrei dire. E poi qui questa è la stanza di Francesca. Questo è stato un suo abito. E questa stanza veramente era bellissima, adesso così dal vivo non sembra. E qui mi sembra che Paolo e Francesca sono stati giustiziati. Questa era una parte di un'altra stanza che non ricordo e qui era un passaggio dove portava verso la fine del palazzo e qua sotto invece era la zona di relax dei soldati. Molte delle armi però sono state diciamo vendute e adesso si trovano a Castel Sant'Angelo a Roma. Basta. Questa domenica non termina, siamo andati qui a fare un aperitivo con degli amici e Civitanova, infatti non so se notate, siamo andati alla Romana e adesso chiudo il video, mi è piaciuto molto il giorno, questa domenica un po' diversa, siamo stati appunto a Gradara, il castello è bellissimo ragazzi, io non vi ho potuto fare tutti i video, tutte le foto perché comunque non si poteva più di tanto fare, cioè tutti i video, tutte le foto di ogni cosa. Speriamo che mi sentiate, perché c'è molto traffico. Però io vi consiglio di andare perché è bellissimo. È stato un bel vlog e ci vediamo alla prossima.